Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Gli è che noi chiudiamo una grande giornata di pace, di pace. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Ripetiamo spesso questo augurio e quando possiamo dire che veramente il raggio, la dolcezza della pace del Signore ci unisce e ci prende, noi diciamo: ecco qui un saggio di quello che dovrebbe essere la vita sempre di tutti i secoli e della vita che ci attende per l'eternità. Dite un poco, se domandassi, potessi domandare a ciascuno: voi da che parte venite? I figli di Roma, che sono qui specialmente rappresentati? Ah, noi siamo i vostri figlioli più vicini, voi siete il vescovo di Roma. Ma voi, figlioli di Roma, voi sentite di rappresentare veramente la Roma Caput Mundi, così come nella provvidenza è stata chiamata ad essere per la diffusione della verità e della pace cristiana. In queste parole c'è la risposta al vostro omaggio. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio, tutto, tutto. Continuiamo dunque a volerci bene così, a volerci bene così, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello se c'è qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà. Niente, fratres sumus, la luce che splende sopra di noi, che è nei nostri cuori, che è nelle nostre coscienze, è la luce di Cristo, il quale veramente vuol dominare con la grazia sua tutte le anime.